devo avere i fiori vicino a me, sempre e sempre. I fiori sono il simbolo della rinascita, del cambiamento e dell'evoluzione. Attraverso i fiori portiamo messaggi ed emozioni che mille parole non possono esprimere né raccontare. Sì, oggi sono impegnato, poi ci siete a calcio. Allora deve giustare, ci dici da fare. Ti telefono ad Antonio del Ciao Sisa, Broggio, guarda che bei kiwi, guarda. Molto bello ritrovarsi tutti insieme, così da un brusetto, ma che bello sto mitre, che belle cose che fate. Dite, sì, è vero. Domani pure bene. Mentre mangiamo la pizza lo ricordiamo. Domani non ci sono, Sisa. Ma vado a Roma. Dove vai domani? Domani sono fuori Napoli. Ah, fuori Napoli, non mi dispiace. Grande direttore, bentornato tra noi. Caro Gigione, saluti. Attenzione Lucia, che ti infilzano. Lo fa apposta. Ma un po' più dentro, un po' più là. E andando a battere. Io vado a mare e quasi vedo una macchia verde intensa e loro lo sapevano, ne erano segnalati.
Stanno più sopra i rossi. Il rosso deve essere, no, non è mai. Quanti ne sono caduti a terra? Sono più suri rossi. È perché sono maturi. Secondo me non so vai piano. Quando metto l'acqua, l'acqua non esce. No, rimane qua e mi dà acqua all'insalata. D'inverno, perché ci sa, il sole è basso e l'acqua, probabilmente arriva tanta acqua, se io la metto laggiù mi marcisce quasi tutta. Allora io la rialzo, sotto qua c'è del letame, del biocompost, del triturato che facciamo, quindi sfrutto questa. Stanno qua, sono ventilati, quando fa caldo bisogna fare questo canaletto per innaffiarle, però vedete c'è anche il letame di maiale, si vedono qua i residui, vedete? Guarda qua si vede. Sì. Allora praticamente il tubo sta sotto, no, non c'è. Ci serve per me. Come dal terreno? Buonasera. La prima pizza. Ecco, portate i tovaglioni. Io sto qua, Ragazzi, sedetevi, ve la porto io. Allora, la pizza stasera ve la è piavo. Un cibo che ci ha saputo dare il territorio. Grazie. Non ti vedo a te. Ti ha metto la di là, un giocavo. Adesso abbiatelo voi in sala. Sono collaboratore, vieni, capito? È bravissimo. Salvatore è la nostra punta di diamante. È vero, veramente. Ma è un nipote tuo. È il figlio di Giovanni è la sorella di Rosaria. Sì, lo fa bene. Bravo. Grazie. La zucca, questa non è una zucca, è una buonasera. Ciao. Buonasera.
sera. Perfetto, mamma mia. Passa. Maria Grazia non l'ho vista dopo la sì, saluta. Sì. Meno male si è calmato il vento. Stamattina gli ho detto ma pure prima c'è stato un momento sì? di un vento quando ci dovevamo sedere a tavola, infatti non abbiamo messo le tovaglie. Calma. Sì. Non abbiamo messo le tovaglie perché il vento se le portava. Facete una domanda. Sì. Aspetta, non fare le porte. Ah, tu stai le crostate che hanno fatto le signore. Crostata di pinoli. Primo piano. La mignolata. Chi l'ha fatta? Sì, se l'ha fatta. Fino a Pietro della Ginestra. Sono il laboratorio del lunedì. Il laboratorio del lunedì. Chi vi spinge? Fatevi insieme a loro. Fatevi insieme a loro, vi voglio bene, vi prego. Nello, vai. Bravissimo, guardate a noi per favore. Lo avete invitato a Salvatore a fare le pizze all'Unitri, anche con il forno elettrico. Bello, bello. Tutto a posto. Fermi. Sorridete. Aspetta, ci sono pure io. No dai, lo chiamiamo a Teresa. Bene, molto. Grazie. No, aspetta. Aspetta.